Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Siamo ancora nell'arco di Yu-Gi-Oh! 5Ds, ma siamo davvero vicini alla conclusione. Penso che due episodi, massimo tre, lo concludiamo e possiamo passare alla serie successiva. Ad ogni modo, oggi, primo duello, è sul punto di essere eliminato parte 1. Non ho idea. L'agente di sicurezza Tetsu Traj aveva un problema e chiese aiuto a Yusei. Stranamente. Uno straniero con l'amnesia è stato trovato sulla costa di Nuova Domino e Traj aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lui. Purtroppo, l'uomo di nome Bruno non si presentò per conoscere Yusei e i suoi amici. Lo straniero invece stava modificando segretamente il Duel Runner di Jack. Che diavolo stai facendo il mio Duel Runner? Io mangio i moscerini come te per colazione. Ah, oh, va bene. Cioè uno prende, va e si mette a toccare, a fare... Oh. Ragazzi, questo è Bruno ed è il tipo che dobbiamo adottare? Ok, ci penso io. A questo punto, cosa ha fatto al Duel Runner di Jack? Il mio Duel Runner adesso ricarica la potenza molto più velocemente. Veramente? Sì, quindi va meglio, giusto? Il tuo nome è Bruno, giusto? Penso che sia il mio nome, non so se la gente te l'ha detto, ma ho difficoltà a ricordare. Allora, qual è l'ultima cosa che ti ricordi? È quando mi sono svegliato sulla spiaggia pochi giorni fa. Non mi ricordo chi sono, ma per qualche motivo se lavoro su Duel Runner mi sento a posto. Buono. Ad ogni modo si decide di aiutare Yusei con il suo Duel Runner per il Grand Prix. Il Grand Prix sta per iniziare, tutte le squadre sono pronte. Il primo abbinamento fu il Team 5Ds contro il Team Unicorn. Abbiamo un personaggio che si chiama Andre. E ha una specie di unicorno, un capello che spara dritto in alto perché, ehi, è il Team Unicorn, ovvio. Il Team Unicorn sconfisse sia Jack che Akiza. E vabbè, ma fate schifo allora. Yusei doveva battere i tre membri del Team Unicorn se non voleva anche lui che il suo team venisse spazzato via dalla competizione. Bene, mi devo... Quindi sono tre duelli che devo fare. Oddio ragazzi, oggi questi tre duelli iniziamo il nuovo arco narrativo del Grand Prix. E saranno cavoli, perché mi fanno il culetto questi, io già lo so. Ma che deck è? Che cos'è? Elefant? Ok, va bene. Spaventa passer di ferraglia che fa sempre comodo. Dunque, questa carta può diventare di livello 4 se io la evoco. Ma non so se difendermi o se attaccare, perché questa qui alla fine perde metà attacco e metà difesa fino alla prossima end phase, quindi... Non lo so. Ma tanto un po' di danno. Vabbè. A male che va o spaventa passeri. Se poi lui ha attrezzi del bandito o qualche altra carta per bloccarmi la trappola. Ma non ha nulla a quanto pare. Per attaccarmi. Evoco guerriero massimo ancora una volta. Se distrugge il mostro dell'avversario però. Ce la facciamo? A voglia. Com'è che si chiama Valeri Cerbiatto? Ma perché sti nomi? Certo, Yu-Gi-Oh! Ha sempre dei nomi strani. Oh, i capretti! Va bene. Contano come mostri. Mamma mia. Wow, ragazzi. Ehi, unicorno del tuono. Questo è un Pokémon, assolutamente. È Zebstrike a Shiny. Allora, vediamo un attimino. Guerriero scudo, ok. Ma posizioniamo questa qui in difesa. Guerriero scudo in difesa e attacchiamo. Ok, sì, mi prendo. Facciamo uno scontro e via tutti e due. Però chi se ne frega. Almeno gli ho eliminato un mostro che comunque sia un attacco considerevole. Evoco anche guerriero scudo per scoperta. Attacchiamo ovviamente col più forte perché voglio evitare che ci siano mostri. Ma vabbè. Vabbè, non si può sapere però. No, si limita a giocare coperto. Boh. Duello strano comunque. Un po' così. Attacchiamo sempre col più forte. Ah. Beh, sì, stavolta poteva servire. Dunque, ho un cresciuto bubbonico, che è questo qui. E questo ce lo so, quindi posso attaccare con lui. 100, perché attacca con questo la 100? Oh, wow. Aia, è avoca? Ah, ripete, non ricordo. Mi tocca fare la distruzione allora, coste 2. Va bene. Posso bandire questa carta dal cimitero, ragazzi.
Me l'ero scordato già, figurati. E così i miei mostri non vengono distrutti. Però i suoi sì. Vabbè. No, questa posso accettarlo. È questa che non accetto. Eccola qua. Perfetto, meno male. Scampata. Sempre spaventapasseri anche se attacca, quindi non ho problemi a fare i miei magheggi. Attacca, attacca. Prego, si accomodi pure. Venghi, venghi. Ciao, eh. Buona. È stata facile, molto facile, devo ammettere. Io sei riuscito a battere Andre, ma ora doveva sconfiggere gli altri due membri del team Unicorn da solo, come ho fatto con questa, no? Sul punto di essere eliminato parte 2. Il prossimo duello di Yusei era contro Breu, il secondo membro del team Unicorn. Così, senza troppi fronzoli, mi piace. Iniziamo per secondi anche stavolta. Ma non mi dispiace. Beh. Sempre lo spaventapasseri che ci piace sempre, 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 ci piace. Vediamo un po', non ha nulla lui. Allora io azzarderei. Azzarderei l'attacco? Io mi azzardo, poi vediamo. Magari forza riflessa. Ma questi livelli forza riflessa ce l'hanno? Non credo abbiano forza riflessa, hanno altro da giocare. Forza riflessa si giocava fino a GX, poi non so se si può comunque trovare in qualche deck di 5Ds, ma molto difficile. Ah, ci fermiamo qui? Ah, ecco. Wow. Mamma mia, bicorno, unicorno, questo è bicorno, no? Bene. Volevo comunque sai distruggermi la carta per qualche ragione. Mamma mia. Se viene distrutta si mandano 7 carte dalla cima del deck al cimitero. E qui che abbiamo? Ah, ora tornano i guerrieri rottame? Bene, prima niente, non c'erano. Male che va, non può distruggermi comunque sia quella della fortezza perché tiene un attacco. Vuoi... Ma sì, attiviamo l'effetto, dai. Teniamo la coperta ancora per un turno. Cammino di luce. Non è che mi ha fatto un grande danno, però... Ok. Tuner Synchron, ok. Se posso. Allora... Sì. C'ho in mente una cosa. Evocazione speciale. Mandiamo questa al cimitero. Evochiamolo qui perché devo fare una cosa molto importante ora. Evochiamo Guerriero Rottame. Tac. E questa. Eccola qua. Per questo l'ho fatto. In modo da non dover sacrificare la fortezza. Ok? Così la fortezza si prende l'attacco del mostro di livello 2 scoperto, c'è solo lui, 2009. Quindi attacco questa. Oh, tutte le migliori. Metto questa qui coperta per magari lo richiamo. Uffa, che palle, 7 carte. Ah, allora, e allora, lo fai apposta. Evoco specialmente pistolero sincrono mandando guerriero scudo al cimitero. Mettiamolo qui. A questo punto evochiamo arciere rottame. Qui. Perfetto. Vorrei attivare il suo effetto proprio su questa carta per evitare che appunto faccia un casino. Perché quella, ragazzi, manda 7 carte dalla cima del deck al cimitero. Di entrambi, sì, però io già ne ho perse 5 per colpa di questo verme. E probabilmente ne perderò altre. È tornato ora perché ha l'effetto di arciere. Ma non importa. Stessa strategia di prima. Gli mando questa per fino all'end phase bandita, perché sennò, ragazzi, mi fa il culetto nero proprio. E finisce anche questo secondo duello. Alla fine la strategia è stata sempre la stessa. Attivo l'effetto di arciere rottame, gli levo il mostro, poi torna, poi lo rilevo, poi ritorna e sempre così fino alla fine del duello. Yusei riuscì a sconfiggere Breu, così rimase un solo duellante da poter battere per portare a casa la vittoria. Il capitano del team Unicorn, Jin Ho-jan,
Congratulazioni per aver resistito così a lungo. Ma ora la tua ora è giunta. Ma ora la tua ora, ridondantissimo. È giunto il momento per il Team Unicorn di usare il suo corno e di eliminare il Team 5Ds una volta per tutte. Team 5Ds però composto da tre persone. Ho fatto carta, forbici e ora pugno. Il pugno ho perso tutte quante e tre le sfide a morra cinese. Ah, stavolta mi fa andare per primo. Ha capito che partendo per secondo vinco. Quindi è furbo lui. Però avendo perso tutte quante le morra cinese, avendo vinto comunque le partite. Non lo so, se ti sembra il caso. Comunque, rottame synchron e carta coperta del richiamo del Possed. Anche questa, ma tutte e due. Ma sì, abbondiamo, poi ce le distruggi e mi metto a piangere. Che devo fare? Attiviamo il richiamo del Possed e ci prendiamo questa. Mettiamo qui in attacco. Evochiamo guerriero massimo. Andiamo in battle modo. E via. Sì, ora diminuisce l'attacco, ma chi se ne frega, perché tanto poi abbiamo la spaventapasta di ferraglia. Questi sono i quattro capretti dell'apocalisse, secondo me. Sono comunque coperto. Ah. Sono comunque coperto. Bicorno voltaico, una travolta. Va bene, ancora lui, ci rincontriamo, Nemesi. Evochiamo specialmente Arciere Rottame anche questo duello. Via. Numero preciso, perché per i synchron solo questo si può fare, numero preciso, in attacco ovviamente, e attiviamo anche il suo effetto, come è giusto che sia. Oh, 2300 in meno, subito. Non è che non posso distruggergli l'unicorno, potevo fare un po' un magheggio, per potermi permettere di avere guerriero rottame con un attacco leggermente più grande, ma non ne valeva la pena. Ah, vedi, a questo serve. Attiviamo quindi il richiamo del posseduto, adesso posso farlo. Arciere rottame, come è giusto che sia. Piccolo errore, mi sono dimenticato di attivare l'effetto perché si attiva prima della battle phase. Non fa nulla. Dunque lui vuole per forza distruggermi lui. Va bene, distruggilo. Oh, rinforzi dell'esercito. E ora ragazzi si fa il Gran Poggers. Ora ragazzi si fa del gran godo. Per davvero poi. Potrei anche fregarmi con le mie mani però se lo faccio. Ma io ci provo lo stesso. Sono uno a cui piace rischiare. Prima attiviamo l'effetto proprio perché voglio togliermelo dall'impiccio. Ok, questo che fa? Oh, e si fa del poggers. Allora, vieni qui. Tu vai qui. Tre duelli di fila vinti tutti al primo tentativo. Oggi sono stato piuttosto bravo. Anche perché gli avversari non è che fossero chissà quale cima. Jean. La mia squadra ha speso tutto quello che avevamo per entrare in questo torneo. Ma sei riuscito a battermi. E che c'entra? Perché più soldi spendi più vinci. Cioè come funziona? Non so come hai fatto, Yusei. Mi ha sconfitto. Non hai sconfitto la Team Unicorn, Yusei. Questa sconfitta è tutta mia. Non prenderti tutta la colpa! Ma è vero, ho perso! Sono uno stupido e negligente, ho buttato via i nostri sforzi! Però avete vinto i primi due duelli, quindi... Di che cosa stai parlando? Sei stato incredibile là fuori, Jean! Non sono mai stato più orgoglioso di essere tuo compagno di squadra! Sei sempre così freddo e calcolatore, invece questa volta eri appassionato! Sei stato fantastico! Vabbè, sì, ragazzi, abbiamo capito, voi volete... Fini, niente. Questo duello ha cambiato il modo in cui la Team Unicorn combatte. Siamo migliorati. Meno male. Duello per la redenzione. Non manca molto davvero stavolta. Ad ogni modo vi ringrazio comunque per aver seguito il video anche oggi. Come sempre in descrizione il link per Instagram e anche canale Telegram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti per il canale. Se ancora non siete iscritti magari un pensierino fatecelo e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!